Alla quarto episodio, dai. Quarto Siamo, episodio, sì. potremmo essere a un quarto, finito oggi. Potremmo essere un quarto, dici? Perché erano 16 boss, se facciamo il quarto, Ma in siamo teoria a quarto. qualcuno, da quello che hanno detto l'altra volta, era anche un pelo più veloce, quindi Sì, no, però adesso dico come vedremo boss, perché. come numero di boss in generale. Fatemi mettere Vediamo se riusciamo a farlo. track. Siete preparati voi in chat, eh? Perché oggi si va nella terra delle tempeste. Quindi Era di fammi qua, no? mettere Demons. Limite dell'isola era, no? Partiamo Cripta delle subito, tempeste. ragazzi. Non è vero, perché io devo fare continuo. Adesso c'è tutto il caricamento. Volte bisogna. Fatto. Porca vacca, veramente, sta cosa è una figata Molto, molto assurda. bella la cosa dei caricamenti. Allora, ragazzi, ci eravamo lasciati l'ultima volta con questa, la paide qua. Poi dopo io sono uscito per farmare un po', ma come vedete ho 500 anime, perché quello che ho formato poi l'ho perso Ne ho di più io, tutto. ne ho Sì. E 621. addirittura mi sono spoilerato il boss finale dell'area della Torre di Latria, ma per una cosa in game. Quindi a posto. Praticamente ho detto farmo facendomi evocare. Farmo. Allora ho messo il simbolo per terra in una area a caso della Torre di Latria. Mi ha evocato il boss finale. Ma come? E io ero il boss. Quindi, Jezzar, Ma che. sappi che il boss finale di Latria è un PvP. Blackmore, Che palle. grazie. Grazie, Grazie. Blackmore. Grande Che Blackmore. palle. Poi dopo l'hanno ripetuta la cavolata negli Souls. Ma avevamo fatto il remake sul DLC di Dark Souls 3 poi. Giustamente. Che Ma siamo cazzate. qua, siamo comunque. Siamo qua nella terra dove piove. Cioè, non c'ho l'ombrello, però. C'ho l'armatura, si rigenera tutto. Ah, ho cambiato Lo so, armatura. Ho Lordan, ma per ora voglio rimanere così, poi in caso mi alleggerisco per rotolare. cambiato armatura. Che vabbè, semplicemente ho messo quella. Che Non ho messo a posto cazzo! l'altra, che per adesso la tengo. Ho messo quella scanalata che c'ha un pelo più di difesa, ma non è nulla di che. Testa di pelle. Ciapa questo. Può essere PvP come PvE, Moro? Sì. Se non ti trova nessuno. Allora, se teniamo la password, in teoria sarà per forza PvE. Non ho capito se alcuni si possono fare i Ma che backstab o. paura! Sì, il fulmine mi ha cagato. Non capisco se alcuni nemici puoi fargli il backstab o no. Oppure c'è un bug che non me lo fa. Alcuni non lo puoi fare, questi qui lo puoi fare, però Non me l'ha fatto, no, non non ho lo capito il becchi trucco. semplicemente. Grazie a tutti, grazie ad altre oggi voglio solo dirvi adesso, grazie per voi, la vostra chat, riuscite a tenere un sacco di compagnia tutti i giorni, tutto il giorno. Grazie Grazie! a tutti. Nonostante Ma scriva quanti così mai, sono? causa timidezza. Ma sì, ma chi se ne frega se non scrivi mai? L'importante è che stai bene qui. Però la via è Però unica. che bello, ma c'era nell'originale il tuono che dava fuoco Lo so, ma mi ha all'albero? cagato tantissimo. Allora, una Oh, volta! gliel'ho fatta, ok. Per carità, all'arciere l'altro! Gliel'ho fatto, perfetto. Li sto facendo tutti, però li lascio con uno stronzillo No, di io li vita. uccido. Mi sono potenziato un pochino, sono arrivato allo stesso livello di Moro adesso. Oh, poppa miseria! Ma è morto da solo. Ma quanti sono? Oh, mi maledì! Alla fine si di rotolare questo. Scheggia Vai, ho di tirato. pietralama. Cosa potenzia la pietralama? Fa vedere che sono curioso. No. No, ma Meglio la zona coltelli, spade base. curve, lance e così via. Io Per spammare le cure, già la zona base è più sufficiente. lo L'ho so cosa fanno fatto quelle 6-7 pisellate che volte, volano. ho fullato le cure praticamente. Là c'ha gli occhi rossi, però qua sotto c'è un oggetto che. Più di un oggetto che ho lasciato indietro. Erba mezza, ok. Me ne ciucciare una Mi hanno sparato intanto una di freccina, questa. mi hanno sparato. Freccina. La scelta migliore è rotolamento, ma guarda che siete veramente dei trolloni di merda, Talismano di Dio, ma quello faccio già. eh. È quello che abbiamo già? No, forse Eh sì, che. Non lo so. Oh, 10 dov'è il coppie mio di scudo. talismanus?
Sì, talismano di Dio. Teste di petto. Ho fatto qualche cosa. Ah sì, questo. Grazie, Vale. Grazie mille, Vale. Grazie, Vale. No, erba mezza. Oh. Lotto del soldato che cura il sanguinamento, credo. Quindi ci sarà qualcosa che ci fa sanguinare. Talismano di Dio. Non si può scavalcare qui. Perché ogni tanto si può scavalcare, ogni tanto non si può scavalcare? Io sono incazzato. Voglio scavalcare lì, scusatemi. Fatemi vedere se c'è qualche spazio angusto. Non c'è nessuna anguria, niente. Il santino di San Gennà. Ma quello... È grosso, come una bestia. Che sta lì, non me ne frega niente. Ma io lo voglio battere adesso, è una sfida, lo sai che... No, non è che mi sa che devi per forza, perché non c'è molta scelta. Oh my god! Sono morto. Madonna. C'era una ciappola. Non pensavo mi togliesse tutta la vita. E si è attivato il tizio. Ma non vi preoccupate, tanto fino lì è easy. Shinichi, quello di Conan. Oh my god. Ah, ma qui c'è. Penso che tu sia morto qua, magari sei tu questo qua. Non penso di essere io, ma esattamente lì. Mi prude un pazzo. Come si fa? Credo lo attivi e ti scudi, oppure vai fuori di ballo. Alla paninas. E sono cantate le frecce. Ma sa che dall'altra parte. Ma si evita? Non si evita mai! Ok, freccia santa, mi daranno un arco? Devo riallenarmi a fare i perri in realtà. Quindi l'ho fatta come al solito, può essere Delpi. Non capisco ancora i backstop. Sì, sono un po'... Ma ce ne sono di meno sto giro. Dove sono finiti tutti? Sono arrivati meno. Allora, facemo così. Quindi bisogna pararsi. Sì, io... No. Se misto. Okay. Qua si va... Dove volevamo andare. E c'è il... Ho sentito qualcuno... Aia! Ma la freccia non l'avevo mica vista! Ma... Stavo facendo un shot. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Anna Rossi, ragazzi. Bestia, ma è fortissimo questo, ragazzi. Basta evitarlo. Grazie, Anna. Grazie, basta evitarlo. Ragazzi. Qui è un combattimento da fare. Però se, se va avanti così siamo tranqui, ragazzi. E allora, dai. Non era prevista questa cosa. Grazie. L'ho fatta prima tranquillamente, adesso sono morto. Ma che si sa? Dai. C'ha due spade e si butta del vino. Quanto mi ha dato? 1300. Infatti più sega di quello di Boletaria. Pezzo di pietralama, resti di anima. 6 resti di anima. Cosa danno? Mezzo quanto danno. Quanto spammano sti qui? Falcione crescente più 1. Sarà falcione. Ma io ho tutte ste armi, le devo buttare nel culo. Aspetta, non ho depositato. Torna. No, basta. Allora puoi farlo wireless. Sì. Però falcione crescente, un'arma che infligge danni notevoli a parte non protetto, non me ne frega un cazzo, tanto è normale. In intelligenza, ma noi siamo stupidi, quindi non possiamo. Vale che una volta ogni tanto vi fa il colpo col per stordire, togli lo scudo e perdo l'attacco. Allora dobbiamo buttare il deposito, tutte ste robe qua.
Cambali scanalati. Ma come mi ha preso? Armatura di Manlia. E a posto. Lotto del nobile, mo lo possiamo anche togliere qui, mi sa. Per adesso lo teniamo. Eh sì, wow, cugito. Wow! Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro. Now. Perché now? Grazie Noè, comunque. Cosa? Gentilerrimo. No, una donazione di Noè che ci dice now. Grazie. Allora, dove puttana quanti siete, oh? Ma basta, va. Ma a parte del... che caldo coso, cos'era quel coso che volava? Quelli lì praticamente saranno i maledetti pezzi di merda di questo livello, da quello che mi ricordo. Perché quelli lì ti sparano in culo. Ah. E senza magie ti sparano in culo. Ricordo male, ragazzi. Ah. Ah, oh mio Dio, qui c'è un pulsantone. Io non ci casco più, ragazzi. Due vie ci sono. Chiave di rame. Chiave di rame. Ma io volevo andare fuori, però, porca miseria. Ah, lì devo recuperare le mie anime, tra l'altro. Sono lì, sono. Non so, non riesco a capire la storia del backstab. Gli vado perfettamente alle spalle e niente, non lo so. Vorrei andare lì dietro, ma come cazzo ci si va? Ah, è caduto quello. Ci si andrà? No. Da qua dietro, forse, un po'. Andiamo a vedere dopo. La chiave di ramen, sì. C'è una lucertolina là. Ma che cazzo di posti sono questi, porca miseria? Come ci si arriva anche lì? Senti, è baffanculo. Che schivaggio, ragazzi. Abbassare lo scudo per fare il backstab. È vero, perché se te stai sempre con lo scudo alto... A parte che sì, se stai con lo scudo alto non puoi fare il backstab. Però gli altri lo facevano. Non è vero. No. No. Però qui, siccome giochiamo molto più safe, devi abbassarlo un po' prima lo scudo. Va bene. Ah, c'è anche di qua. Allora, dicevamo, ora siamo qua. C'è quel pezzo di merda là sopra. Erba piena. Capito se serve scendere di qua. Dai, sì. Vado prima fuori. Pozzo, non c'è niente, ma non c'è neanche la terra. Non mi guardare lassù. Mi fai caccare addosso. La smetta. Ma questo? Ho sentito camminare qualcosa. Una lucertolina lì sotto. Oh, porta mignotta! Ecco! Ecco. Bello questo. Ah, non tolgo nulla. Sono in fuckroll, però, così. Non gli ha tolto nulla questo tizio. Allora, adesso vediamo, Dove fazio sei? E scumbars! Come rotolo di merda. Arriva, torna. Torna Catalessi. Mamma mia, che lentità. Oh no, con la balestra. No. Beh, però le squaglio con la balestra quasi, Ma come? Io non c'ho la balestra. Se ci arrivo. Scemo. ...484 anime. Dai. Solo che mi mette in fuckroll la balestra. Quindi non la puoi usare. Anima di eroe. Allora, ma lui non mi attacca. Sì che mi attacca. Questo era la... Vabbè, ma se io, che ne so, vado da un'altra parte, c'hai i capezzolini molli, guardate.
vorrei provare questa Uchigatana. Che storia. Beh, tolgo niente. Ma proprio qui? No, dai. Secondo me raga lo battiamo easy. Ma guarda, se è buggato nel suo cozzo. Il ciccione sto combattendo. Ah, ok. No. Mi ha shottato. Dai, ero. Mi ha fatto veramente un'illusione bestiale lui. Mi ha fatto abbassare la guardia. Mi ha detto: eh sì, adesso ti faccio abbassare la guardia, lo faccio combattere così tutto di merda. E poi dopo. Lo inculo alla fine dandogli un colpo quando non se l'aspetta. E lui schiva di merda perché ormai non sono la guardia. E mi ha fatto proprio così. Ma che bastardo. E vieni qui tu. Porca miseria. Adesso lo rascio. E ho sbagliato il roll. Capito? Prima volava, faceva trick e track. No, nel tutorial non è facile da battere perché fai. Grazie. Ma porca puttana! Grazie mille, Wario, grazie di 300 bits. Stoppi. Fatemi curare, va. Ah. Sono una marea di danno. Ero distratto. Allora, dicevamo. Il prossimo. Basta un attimo la guardia ed è pieno di stronzi, eh. Là. Oh, e basta, insomma. Devo riallenarmi, sì, a fare un po' di parry. Poi vorrei ritornare su ad ammazzare gli arcieri, che sennò maledetto me che l'ho messo nello scudo. No, ma è lo stesso. No, ma ancora. Chi è? Pure qua. Cioè, ovvio che sia pure qua. Chi c'è? Patches. No, è quello dai scintillio dagli oggetti. Vabbè, ah, sì, quello lì è. Ma. Scusate, qualche oggetto da poter dare. Quello c'è dappertutto. Ma io non so più dove andare. Devo andare per forza dove c'è il ciccio. Ho già esplorato tutto. Ma se io uso la balestra anche contro il pezzettone qua sopra? Testa di pelle io. Ah, ma qua sto uscendo. No, non c'è tu lì. Anche dell'oggetto che ha subito. Non c'è l'attacco in salto, vero? Fuori! No! Non posso schivare. Dove sono? Dai. Con la calma. Voilà. Ok. Ma dove cacchio devo andare? Ah no, si può scendere tranqui qua. Devo andare per forza lì? Ma sarà. Oh, io sono andato dentro un bus qua. Ma dove? Non lo so, perché io ho fatto tutte le mura e non so più dove andare. Sopra le mura dove c'erano gli arcieri. Lì dove sei? Vai a destra. Ma l'ho già fatto qui. Andando sotto? Ok. Ora mi sa di andare dietro il ciccione. Mi sa proprio di sì.
Oh, porca puttana, questo che cazzo va? Giustamente potevo andarlo a uccidere da qui sopra, lo scemo. Che battaglia all'ultima freccia, veramente emozionante. Ma ucciderli durante quelle freccine? Volendo, però. 7.000 anni? Penso proprio di sì. Passa la trappola. Allora, dammi qua. Freccia leggera, arco lungo, composito. È quello che scala con forza. Buono! Non è vero, un cazzo. Ho le 12 a destrezza e 22 a forza. 12 a destrezza non ce l'ho. No, c'ho 8, c'ho tipo. C'ho 8 a destrezza. E niente. Allora, da qui è più... Venite! Buttarsi giù fa male. Cosa ho schifato? Di pelle. Da dove è arrivata? Fa culo, va. Ah, ma sopra di lui c'è qualcuno. Ah, un'altra! Dai! E prendi del muro, dai! Scusa! Sta tornando la nostra amica. Ciappa questo. Scema. 8 destrezza è un po' stronzo. Lo so, ma non... non ce ne dovrei fare un cazzo. La nebbia dietro di lui, però. Ma non penso ci sia già un boss. No, però mi rallenta per uscite della guida. Ma che cazzo? Ma che verso... Ah, ma quel coso lì. Ma dove? È sopra? Volto. Do scintillo brillo, sì, te lo do, mo. Provo. Gli diamo. Non c'ho questo. Ah, che ve l'ho trovato poco fa. Oh, okay. Conferma. Non basta neanche tutta la stamina per parargli un colpo. Quello lì. Sei morto. Sì. E... no, devo uscire e rientrare come nei vecchi Souls. Scindillo bello bello, sì, voglio. Esco e rientro. Vabbè, adesso puoi farlo qua. Senza problems. Aia, però. Allora, siamo qua. Ma fottuto e ba... Ah no, c'è questa cosa. Freccia bianca. Ma chi se ne fotte della freccia bianca, strunz? Piezzi merda. Ah, dall'altra parte. Vabbè, ha funzionato lo stesso. Cosa gli do, ragazzi? Oh, stai zitto, stai. Oh. Cosa gli do? La sostanza bianchiccia? Che ridere se non ci fosse stata nulla veramente. Che inculata. Scammatissimo. Gli do un po' di sburro, gli do, vediamo. Scusa, stronzo. Aia. No, la lucertola. Oh, attacca, ragazzo. C'avevo la balestra. Avevo la balestra. Ma non fagli il calcio del... Ok, cavolo. Dobbiamo riandare contro il pezzettone di pustole. Ma non è fattibile mai. Non l'avevo già attivato, Strunz. Non è fattibile mai, secondo me sì. Prima siamo morti veramente da pezzi di morte. Tutta la stamina mi ha ucciso. Non in fax roll però, Allora, dicevamo Panzaman. Serve per salire il livello. Che schivaggio che ho fatto anche della cosa là. Uccicatara.
C'è un buco, c'è la nebbia. Freccia. Si schizza. Vedi, vedi? Sta facendo la stessa tecnica di prima il pezzo di merda. Ma noi ti abbiamo ingulato prima. Ha voglia, cap. Un botto. Anima demone grigia. Oh, ah, non c'ho la balestra. Devo balestrarmi. Ma non c'è bisogno adesso. Troppati percorsi qua. Allora, quindi qua c'è un bus del chap dove scendere. Mi sono entrato nella nebbia. Magari c'è la nebbia. Sì, fammi esplorare. Qua c'è un ho già finito lo spazio. Mori. Anima di eroe sconosciuto. Poi qua giù cosa c'è? Oh mio Dio, stavo per cadere. Pietra nuvola. Qua credo si muoia. Oh, pezzo di merda. Non c'ho la balestra, sennò vedevi come funzionava. Quella era una trappola. Qua sotto. Qua c'è una trappola, pezzi di merda. Andiamo ah. Dove è andato il Lizer. Ma dirci. Quello non è una ma sei incastrato quello là, cosa sta facendo? Ah stronzo, aggrami. Non mi aggra perché qui c'è l'inculata, eh. Posso arrampicarmi nella scala. Stronzi. Quello di Dark Souls 3. Demone infuocato di Dark Souls 3. Ma chi il ciccione qui sul demone che era qui sotto? C'era su Dark Souls 3. Come si è girato? C'era quello di pietra su Dark Souls 3. Dov'è? Ah, è qua dietro, eh. Non sono mica uno sconsiderato. C'era il demone vagante in Dark Souls 3 sopra le cazzate c'era. Merda. Vediamo un po', anime eroe famoso, sei morto Lizer? Sì, contro... sì, ma perché mi è arrivata la freccia non... perché non ho ucciso poi gli arcieri. Porca puttana. È che non so se posso risalire qui, quindi non ci vado adesso. C'è la scala. Che paura. È fatta la scala? No, adesso ci vado prima. Ma questo è rosso! Ma da quando è che eri qua? Ucciso... No, c'è anche distratto un attimo. Dai, vieni a chi? È inutile che cammini lento da boss. Cammino lento like a boss. Cammina lentissimo. Si attacca di più, dai. Oh, porta miniera, no, scherzavo. Oh. Vabbè, un baratro per fare quella cazzata, considerati geodata di Mosul. Un pochino sì, eh. Dai! Porca puttana! Ma questo! Stamina, ok. Porca puttana! Sei rimasto allora. Con lo spunto. E vaffanculo, va! Se la crede veramente tanto, ma chi è che è vivo e chi è che è morto? Sto scemo cretino. Sì, Backstab e Repo sono veramente belli, cap. Sono fantastici. Ti fanno proprio sentire la potenza nelle braccia. E nel pad, in questo caso. Allora, c'è una roba lì che non l'ho presa, aspetta. No, c'è anche una via di qua, no? Ma che cazzo?
Quante vie ci sono? Questo, ma porca, se no la mia OCD mi dà fastidio. Scudo dell'arbitro. Chi è che mi tira le inculate? Scudo dell'arbitro non difende al 100%. Il portatore dello scudo recupera lentamente i punti ferita. È come basta. Quello... C'era anche da un'altra parte questo, sbaglio. Però non male. Ah, tra l'altro ho scoperto un errore di traduzione. Ah. Ho sbagliato. La tiara, questa qui, c'è scritto che è imbevuto uno speciale incantesimo che aumenta i PF massimi del portatore, ma non è vero un cazzo. Perché in inglese c'è scritto che aumenta i PM massimi. Infatti, beh, è un bel errore, effettivamente. Eh sì, che mi va bene comunque, per carità. Però... è lo cioè stronzi. E non vorrei, aia, non vorrei dire una cazzata, ma penso che non è stato corretto dall'originale. Ah. Mi ricordo una roba del genere anche nell'originale. Anima di eroe sconosciuto. Che paura sta anima. Pietra nuvola. Qui mi serve la pietra sacra. Ma dove ha sparato? Occhi effimeri. E qua si ma post. Qua è uno spot per ucciderli, aspetta. Mi stanno proprio dicendo aglio, spacca la faccia sti strunz. Avvicinati, bastarda. No, eh. Adesso correggiano quando muoiono, comunque fantastico. È vero, in Dark Souls 3 c'erano delle robe in spagnolo, mi ricordo. No, però tu sei in giro con l'arco, giusto? No, con la balestra. Vabbè, comunque, perché veramente queste cose mi stanno rompendo il maron classe. Buoni. Ok, adesso allora a sto punto andiamo di qua adesso. Vedere se... ok, fa salire di nuovo. Aia, ma nella schiena, pezzo di merda! Ma non si è visto, non si è visto però. Bastardi. Qui sarebbero gli... oh, porta mignotta! Ma cappugli! Ho sbagliato! Oh mamma mia. Pure dell'arco. E vattene via, bastardo. Porca puttana. A morire gli Ezzar. Va bene, ma quello è normale. Sono andato dietro la trappola o sì, dall'altra parte? Sì. Là dietro gli Ezzar. Porca mugnacca. E che con i stronzi è difficile. Ma è la... ah, ok, ho capito. Arriva, arriva e vaffanculo. Per ora ne sono short, cioè non lo sai che non ci sono neanche in realtà. Castronzio. Ah, ma di là la merda. Ma che sfiga. Ma che stronzi. Ma quanto è stretto qui, devo fargli il pè. Forse là dalle scale dietro il ciccione era ce l'ho sotto. Vai giù, vai sotto, fuori dalle palle. Pezzo di merda. Amici, ho paura, stiamo... è una nebbia, entro. Che bella la nebbia. Devo farmi... ma c'era solo un oggetto, va. Ah. Una spifferata del naso devo farmi, però. Ma prendi sto oggetto. E già di pietra nuvola, va bene. Ciao. È vero, Cap. È veramente... una... sono dei kaiju alla fine, ste mante. Diverso, sì. Voilà. Devo farmi una pipata. Coca. No, devo andare a salire di livello, però. E anche io, se mi anime, oh.
Tanto che non c'è nessuno short, tanto che non c'è nessuno, tutta dritta. Ah! Una paura, c'era una paura, c'era. Guardiamoci bene intorno, scheggia di pietra di nuvola. Qua non si può salire, perché non si può salire? Una lucertola! Azziccala! Maledetto Dark Souls di merda! Che è successo? Infila e sbatte. Cosa infili e sbatti? Cazzo! Va a due mani, e che cazzo cambia? Tanto questo era perfetto per le lucertole, il ma no! Combattimento del cacchio. Infila e sbatte. Fagli il bestably. Ma potevo fare il cacciatore, così andiamo di arco e basta. E volendo, sì. Allora, qua c'è del parkour. Guarda, questo che mi zicca da dietro. Del parkour. Voilà. Questo però era un backstab, dai. Anello del profanatore di tombe. Il profanatore di tombe, fammi vedere cosa fa. Ti rende quasi invisibile agli spettri neri. Ma quasi, che cazzo ce ne faccio, scusa. Ho tutto tutto o niente niente. Dicevo, ma cosa ho guardato, tutto tutto o niente niente. Là si sale, soprattutto tutto. Oggi c'è la live dei subs. Sì, alle 14. Sì che si sale. Ah, siamo tornato indietro. Siamo tornato anello della rigenerazione. Non c'è bisogno di mettere quelli che sparano, però. Rigenera lentamente i pff. Non è non male. E vaffanculo. Rigenera lentamente i pff. Non sputi, scusate. Andiamo avanti di qua, allora. Qui si sale? Sì. Ma... ah, sì, ok. Eroe famoso. E poi di sotto qui. Ma le cure quelle iniziali non servono più. Stronzi. Ormai non mi fregate più con le vostre trappoline di me. Oh my god, un altro! E poi c'è una nebbia, questa qui sembra quasi da boss. Ma sembra da boss, sembra. Ah, è vero. Levati dal culo, ti faccio un backstab, pagliaccio. Oh, la telecamera. Non fargli un backstab, però niente. No, come l'ho mancato. E vieni qua. La trappola. E banculo, va. Erba mezza. Ragazzi, e se un boss? Bella, lui era lo shortcut che hai detto. Che shortcut? Non ho detto nessuno shortcut. Siamo qua, siamo. No, dai, va. Ah, si può salire. Ho 18.000 anime. Ma noi chi se ne frega? No, me ne frego a bestia invece. Voglio andare più che altro a esplorare la zona dietro al ciccione. Ah, quel buco là, secondo me è un buco che si muore. Non l'hai visto bene poi. No, quello dietro al ciccione, no, si scende. Muore. C'è la strada, c'è. Allora, facciamo così, guarda. Nel dubbio, eh. Ah, ce l'ho sotto qui. Sì, senti come c'è rumorino da boss fight qua dietro. Anzi, io vado, eh. Proprio un... c'è l'arbitro! Chi è l'arbitro? Hai corduto? Bestia, ma questo è grosso! Oh my god, ragazzi! C'ha qualcosa che gli brilla in testa, no? No.
Ma spacca tutto qua sopra. E io scendo? Ma non lo faccio danno. Aia. Ma c'è un uccellino comunque. Qua c'è un oggetto da pigliare. C'è un uccellino sopra di lui. Solo che non c'è. Aia! Che male! Ma non c'è un modo più veloce per arrivare qua, però, no? Ma non è che c'è l'attacco in salto solo qua, mo. Ho fatto 3 di danno, però, saltandogli. Vattene via. Posso uscire? No. Vabbè, posso uscire. Nell'altro si poteva uscire, a quanto pare. Aia! Ma che cazzo stai dicendo, scemo? Una boss gimmick, devo aprire il taglio qua. Ah! Ha già capito, mosso in cazza. Così troppo. Ok. Da fare tutto il giro. C'è una strada più veloce. Ma è un pippone, ragazzi, come ogni boss di Demon Souls. Beh, siamo a quarto. Quarto, tutte boss. È morto. Ma non c'è modo per tornare indietro più in fretta? No. A parte morire. Sono rinnovato, ragazzi. Ho battuto il boss. E mo chi se moss se moss. Ma è tanto schivaggio. Ma penso che con lo scudo grosso lo fai comunque. Proprio, cioè, in realtà, non, anche senza schivare, mi sa che se ti sposti lateralmente lo schivi. Caso lo provo da solo, per caso se vuoi essere vocato, giusto? Che tanto li facciamo sempre così ormai. Tanto mi vado ad ammazzare e vado. Allora. Poi dobbiamo andare anche sotto, dietro il ciccione. Sì. Magari era solo una stanzina, ti bacio. Allora. Ah, è lì sotto. Non c'è la tappa in salto, presumo, vero? No. E sono. Ah, lui però attacca da sotto a sopra. Sì. Ok, no, 20 vita. Ovviamente loro possono cittare 20 a fede. Che la forza sia concessa così che il mondo sia curato. Non ho capito. Che il mondo sia curato. Aggiungiamo qualche anima per portare a 15 l'intelligenza, così c'ho un po' di magia in più per fare la quarta cura. Ah. Resti di ma anima. Non vedo niente. Attrae gli affamati di anima. Ah, ma i resti di anima sono i teschi esca. Ah no, proprio non posso toglierli qua. Eh no. Ho visto, c'è quella cosa gialla sopra. Va colpita quella. Ah no, qua sì. Davanti è ferito. Quasi shottato. Beh, gli Zer Stonks. 2000. Mi bastavano. No, 9000. Aspettate. Un attimo, aspetta, sto qua un attimo, devo ciucciarmi le anime. No, non è quello.
No, Gizzard. Non ci arrivi lassù. No, dico, c'è già un buco in pancia dove aveva una lama, pensavo fosse quello. Eh sì, Gizzard, è quello. Che non gli ha fatto nulla? Devi continuare a dargliene finché non si sbudella. Ok. Buon lavoro, Cap. Direi che per adesso siamo ottimali come build. Allora, poi devo vedere che pararsi non funziona. No, sì, ma ti ho detto lo schivi anche semplicemente. No, però dico, ho voluto provare. No. Semplicemente girando. Che la allora, abbiamo fatto in veramente poco tempo. Vado a ammazzarmi e andiamo a fare dopo il Chichons. Tutti che dicevano, le tempeste, adesso quando è arrivata le tempeste. Una cazzata, ragazzi, come tutto Demon Souls, è una cazzata, il Souls più facile. Fattaci, che poi non è vero. È il Souls più facile. Ma anche perché è logico che il più facile è quello più vecchio. Il fatto è che il Souls va considerato, cioè, il gioco va considerato tutto nel senso... Nel senso, va considerato tu... No, adesso sei lì, non posso girarti intorno, stronzo. Allora, dove... Ma chi se ne fa cazzo, vado a riprendere 54 anime, io scusatemi. Io, va considerato tutto, è quasi forse più difficile arrivare al boss che... Beh, non essendoci i falò. Secondo me comunque. Allora... Andiamo a vedere questa cazzata. I miei tempi. Ah, sono distratto. Allora, Namo. E basta. No. Effettivamente ho notato che te lo targetta lì. No, ho sbagliato, ho usato la cura. Sì, ti targetta. Infatti lo scopri per il target, che ti targetta proprio la lama lì. È una boss gimmick. Ti si butta dal settimo piano. Ah, beh, sto target. Oh, scemo. Io voglio cambiare arma, però. Voglio trovare un'arma che mi aggrada. Fino adesso quelle che abbiamo trovato non mi hanno aggradato. Dove cazzo va? Scappa, fuggi, vigliacco! Stamina. Tra le armi fatte con le anime dei boss, Smoro, c'è qualcuna che ti può interessare? E non posso farle le armi del boss ancora, finché non facciamo, penso, il 2-2, non possiamo farle. Allora, andiamo a vedere qua sotto. Ecco, poi dimmi se ha senso tornarci. Se non ha senso, non ci torno. Andiamo a vedere. No, l'ho marcato. Ah, parete invisibile? Come? No. E Bancur, va. La prima parete invisibile c'è qui sotto. Erba crescenza. Adesso troviamo l'arma della vita, ragazzi, eh. Però che stretto, ma c'è un NPC! Sì, un NPC! Come si fa? Abari. Ho sbagliato. Ah, la chiave di rame, giustamente. Avevano trovato sta cazzo di chiave. Bella, frate. Ragazzi, le PS5 fino dopo Natale non le trovate. Ah, forse qualcosa prima di Natale, ma se avete culo di beccarla proprio nel momento in cui attivano le pagine, ma si sapeva già da settembre. E pacci Sblige, no? In fondo serve il patches di Demon Souls. Mano, no? Questo ci devo buttarmi giù. Siamo gli oggetti. Cosa vende? Non vendono un cazzo. Scimitarra.
No, ok. Ma dov'è l'asciura? Arcione, arco corto, arco lungo. Perché ogni tanto pelle, sparisce? Freccia, cappello di pelle. Vesti del barbaro. Arma. Ma scusa, ma le grandi schegge di pietra dura le troverò prima o poi? Saranno acquistabili prima o poi? Non ti interessano? Va bene concedersi qualcosa ogni tanto. Scusami. Eroe famoso, l'hai ammazzato te, dillo. Salve. Un'antica tribù ufficiava un oscuro rituale in questo santuario. Sono tutti morti da tempo. Ora i demoni ragazzi, dov'è? Che cosa? La fasciura, voglio se li vedo, non c'è? Ecco, gli scheletri e i fantasmi del buio. Per questo mi piace questo posto. Meglio che uccidere quei poveri umani affamati d'anime, no? Effettivamente Pacis deve stare nella sua seduta da caccatorio. Meglio che uccidere quei poveri umani. Non ti interessa nulla? Scusa, non c'hai un cazzo, non è che quanta parsimonia, non c'hai un cazzo. Bisogna dire le cose come stanno. Non hai un cazzo. C'era un passaggio. No. Avendo fatto tutti gli altri, conoscendo le varie meccaniche, tu puoi suicidare. Sì, è vero, eh. Ma io poi, una volta finito, me lo rifarò anche con in Black Tendency, robe così. No, ma è facile proprio. È più facile rispetto agli altri, comunque. Cioè, c'è poco da dire. Le boss fight sono, fino adesso, di una cazzata. Sono facilissime solo. È probabilmente più difficile arrivarci, non essendoci il falò, come era negli altri soldi. Allora, secondo me non è comunque più difficile arrivare. Nel gioco è più difficile arrivare al boss che il boss stesso, ma in realtà quello lì più o meno quasi in tutti i Souls, eh. Sì, però gli altri hai falò, cioè non te la devi rifare tutto il percorso poi. Impossibile visualizzare lo schema che hai fatto. Che allora, ho fatto? Non lo so, torniamo al Nexus. Devo ricondividertelo? Sì. Quindi ha senso andarla sotto, Moro? Che almeno vale come NG Plus, se vai in NG Plus gioco una bella difficoltà. No, sì, farò un altro coso. E non so, Gizzar, non ti vedo. No, dico, nel senso andare. Ha senso andare là sotto nel buco. E c'è un NPC, c'è comunque. Quindi, boh, si va con. La quinta parte? Con la quinta parte. Ah, la merda, eh. Cos'è la città infame questa? Ah, bene. Abisso corrotto. Hai depositato gli oggetti? No, grazie di avermelo ricordato. Fatemi depositare. E che i prossimi livelli quasi quasi li butto un po' su per utilizzare un pelo l'arco composito. Quasi quasi, eh. Secondo me questi adesso ci serviranno. Lotto del soldato, no. Pestilenza, chi vogliamo prendere per il chiule? Lucigattana non ho visto, ma tanto vabbè che è su destrezza. Quindi chi se ne fut. Allora, freccia leggera, freccia santa, allora, freccia bianca. Quindi devo andare lì, ce li teniamo. Ah, tra l'altro ho questi, le bende del monaco, perché ho fatto quella cosa lì a Latria che vi ho detto. E quindi qua questo qui fa vedere resistenza al veleno, adesso ce lo teniamo. Avete un cuore. Ce lo portiamo via, va. Lo shotel. Altro lo shotel. Un 14 o 18 ad ex serve, ma infatti adesso un pochino la porteremo su, iniziando a portarla su magari a 12, che già mi servono un bel po' di livelli per andare su, cioè un bel po' di anima da per salire. Quindi abisso corrotto, bene. Sp-
spacchiamo tutto e prendiamo questo oggetto. Loto del nobile. Ah, come te la mette giù facile, eh? Che verrai avvelenato come una merda. Ma quello si è buttato giù. Qui c'è una luce, però. Io sto salendo su, perché buttarsi giù non lo trovo un'ottima idea. Pezzo di culo. Allora, Oppordan! Chi è? È un buco si è fatto qui. Si sfonda tutto, bisogna stare attenti, eh. Sono bellissimo. Ma come? Ma io sono umano. 1400. Sei pazzo, scappa, è sciocco. Vabbè, devo solo andare a vedere. C'era qualcosa di grave là sotto. C'era una trappola e due nemici dentro un tunnel piccolissimo. Stai andando? Bene. Erano due nemici normali, eh. Corro che qui si sfonda. Non si sfonda. Anima di chi è? Quello c'ha il fuoco. Oh my god, non posso più salire. Ma la trappola non mi uccide neanche, guarda. Non puoi, scemo. Oh my god. Che fastidio, non lo uccido con... Non ho capito dove... Con due colpi. Oh, mamma mia, che paura, ragazzi. Ah, la parete invisibile. Come funziona con l'attacco? Con l'attacco. Rotolando non funziona. Ottimo. E i sassi, cadono le pietre, ragazzi. Ma siamo pazzi. Salta giù da qui? C'è quello in effetti. Questi sono dei gran pezzettoni, eh. Lasciatemelo dire. Mi fido del messaggio. Maurizio chiodato ho trovato. Ma moro, ma non due le pareti invisibili, eh? Come? C'era un'altra via, c'era. Oh my god, veramente. Infatti c'è più gente. Cazzo. Mi sentivo di aver saltato qualcosa. Dove c'era la prima parete invisibile, adesso c'era una via. Ma porca di una mignotta. Questo che cazzo fai? Arba crescente, ok. Ah, ecco. Vado a vedere io cosa c'è là. Queste torce mi illudono. C'è la scala dove si tornerà su naturalmente. Ok. Qui a destra c'è un bus del chap dove ti butti e non ti rialzi più, ma non vedo. Mentre qui davanti, prego, si accomodi. Oh my dog! Onorevole Nullazzo, grazie. No, Nullazzo. Ok. Grazie, onorevole Miullazzo. Vado a vedere cosa c'è. Senda! Ma te sei un pezzo di merda, non puoi attaccare subito così. Ma poi perché c'hanno il nasone? Perché hanno il nasone? Cosa ridi? Hanno il nasone, hanno. Vabbè, perché non possono averlo, scusa. Ma troppo lungo, cos'è? Una malformazione? Quante bugie han detto? Ah, forse sei capito dove si esce? Dove si esce?
Secondo me sì, c'è sotto una torre, una delle due torri, c'era una strada che andava verso il basso e poi c'era già il muro. Probabilmente quella era l'altra porta invisibile. Secondo me si esce lì. Ma ci deve essere un tesoro inespugnabile. Là si scende giù fino lì sotto. Ma questo che fa? Ma testa di petto. Chissà che te lo posso anche confermare. Liberiamo un attimo qui. Vediamo se era effettivamente lì. Si faccia avanti, signore. C'è quello dietro che deve passare. Ma escono dalle fottute pareti. Ok, confermo. ma c'erano oggetti? No, era solo una porta prete visibile, poi tornavi dove c'erano gli oggetti dell'altra parte. Nulla di più. Era semplicemente una doppia parete invisibile. Ma scusami, ma non portava niente, mi fa strano gli No, Ezreal. era la doppia parete visibile per raggiungere lo stesso punto. Entravi da due parti, semplicemente. Ah, mi fa comunque strano. Così. Escono dalle fottute pavimenti. Ok, adesso però torniamo su e ci buttiamo di sotto. Da lì. Per fortuna non tolgono molto. Sarà che sono... Cioè siamo livellati magari bene per quest'area. Livello 6. Sono livello 39. Sono Grazie, due, sempre due gatto. indietro di te. Grazie, gatto. Cicchibe Simulator, eh? Ah, non era quello il messaggio. Ma sapete che ore sono? Perché noi sì. Adesso anch'io. Mamma, suicidiava. Porta mutande. Allora, qui sicuro c'è un'inculata dietro l'altra, eh? Ho sbattuto. Erba crescenza. Si spacca tutto. Devo stare attento con i piedini, ragazzi. Oh mamma mia! Anima di eroe famoso, tutti famosi, tutti morti. Mi butto qui e prendo una botta. Da chi? Da nessuno, da nessuno. Ma non l'ho notato. Appena prende Erba subito il comando della corsa. Ci crescente. mette un attimino a partire a correre, ovviamente. Tu, dove sei? Non c'è ancora, non c'è nessuno. Anello della magia complessa. Sarà l'evoluzione di quello della magia semplice, presumo. Adesso qui, chi è che si mostra con le mutande di fuori? Ho paura! Ma tu non c'eri, eh? Non mi prendere per il fondello. Allora. Siamo venuti giù da di là noi. Quindi proseguiamo qui. C'è la scaletta, si scende lì, ma qua si sfonda. Dato dell'abisso corrotto, giusto? Sì. Lo sapevo dello sfondamento. Però ci si può buttare qua. O loro si possono buttare qua. Però non vale. Già Teste di all'inizio Waller. c'è un bivio, ma che cacca? No, è un buco, mi pare. No, si poteva salire. L'altro no, però, non si può scendere. Ah. Ok. È vero che la Robby andava solo ad affondo. Aveva solo l'affondo, la Robby. Guarda giù, guarda su, dai un bacio a chi vuoi tu. Non c'è Pacis qua, vero? Non ci sei? Perché questo è veramente un trampolino da Pacis. Però... Allora... C'è roba laggiù, qua sotto ci si può buttare, in effetti. E qui c'è la nebbietta. Non sei veramente. Ma vaffanculo. I problemi che evidenzia Cosa hai Gatto... non fatto? so quali problemi evidenzia Gatto... Comunque Gatto si sa che non capisce niente. Ah no, ok. Problemi per me, per adesso, i problemi che ha
sono semplicemente i problemi che aveva Demon's Souls, che il fatto che non li hanno sistemati è perché hanno voluto fare, cioè la Blue Point so come lavora e non tocca le opere più di tanto. Cazzo, ragazzi, ma che cazzo sta succedendo? E vaffanculo. Oh, ero incastrellato. Falvix, alla buon'ora. Con calma. Non so quanto sei arrivato con la frase del raid. Mi ha fatto molto ridere. Qui sicuramente mi esplode il culo, lo sapevo. Ha scorreggiato questo. Perché non mi fa... Ok. Non ti fa che? Beh, non mi fa risalire su. Lizard, è troppo tardi. Ma che cazzata è? Se non è? Puoi salire su, devi andare giù. Voglio. Non giù di sotto, giù davanti, scusami. Perché potevo... Vabbè, ma fammi anche risalire, minchia. Una volta sì, alcune volte no, il salto è lo stesso, non capisco. Allora, questo posto, quindi, è un posto dove io non posso andare. Sento anche una lucertolina. Testa di cazzo, ma mi ha shottato, non va! Ma scusami! Ma che inculata questa, bella grossa! Sempre preciso in ritardo, sì. Ma io ho preso un'inculata veramente very grossa. Anch'io. E come si fa lì, scusa? E che non essendoci l'attacco in salto, ma quando cadi loro ti possono inculare instant. È veramente da pezzi di merda. È veramente la città infame, come che palle. Che paura, stavo per cadere come un pippotto e perdere tutte le mie 6 miliardi di anime. Erba crescente, sono al massimo delle erbe crescenti, ragazzi. E poi c'è chi dice che non si può farmare. Oh, e fate cadere sti sassi, bastardi. Non si vede neanche praticamente nulla, non è che ti aiuti molto. Capire dove andare. Oh. Come un pippero. Il pippero, il pippero. Stronzi. E quello è andè. Ma che stronzaggio. Oh. Fatemi ripulire l'area ben bene, va. No, il mio drop è caduto nell'imbuto. Nell'originale era molto più buio qua. Adesso lo vediamo anche, perché si può mettere il filtro Original Marines. Come fa a essere ancora più buio di così? Un cavolo, era comunque più buio. E io di solito sempre quello che vede di più. Oh, no! Ma in realtà, guarda, è molto più chiaro col filtro classico. Questa c'è solo una patina. Il drop è droppato. Sì. Fuà! Chi ha detto fuà? Era dietro, l'ho sentito io. Il mio drop che era droppato. Che bastardo. Avevo finito la stamina. Guardatevi le partite che vi va voi, mi raccomando, finisce lunedì. Trambò. Mi raccomando, partecipate tutti, eh. È gratis. No!
È gratis, no! Dice gli Ezzar. Che palle, che però quando solito quando fa l'attacco fa sempre col passicino in avanti. Dai, che siamo di nuovo qua, è già. Due buchi del culo, eh. Quindi qui sotto, come cazzo vado? Ci sono i pezzi di merda che mi attaccano. L'erba nera? Cos'è l'erba nera? E sarà più scura dell'altra erba. No. Tipo il cavolo, no? Il cavolo nero. Ah. A te c'è un... Ripristina tutti i PF. Ah, e cura stati negativi. Vabbè. Non è l'erba nera, è l'erba nuova. Ho letto male. O l'erba nera? No, erba nera. Ah, erba nera. Ah, perché cura anche gli stati negativi. Allora, ci riprovo, ragazzi? O ci si arriva da sotto ed è una cazzata quello che sto facendo? Andiamo avanti, va. Oh mio Dio, che paura. Stavo per caccarmi addosso. C'è l'attacco in salto, è veramente... ma è... No, non lo puoi neanche aggiungere. No, è vero. No, perché vai completamente a rompere il l'equilibrio del gioco. Non c'era proprio nel base. Esatto, non c'era nel base. L'hanno aggiunto poi nel Souls. In alcuni punti era utilissimo. Buongiorno, quelle carine. Secondo me ci si può arrivare poi. Non ne sono sicuro. Si va giù lì. Qua sotto, lì. Ascolta, sotto. Io da un po' le cose non le uso. Ma le usare le cose. Non si può rompere il ponte. No, questa. Ma che schifo, ragazzi! Che è successo? Del pus. Ah, vabbè. E non Souls roba. Come funziona il giveaway? Non mi fa andare avanti dopo aver scelto il gioco. Devi fare le cose sotto. Ma in realtà basta aver aggiunto il gioco, teoricamente hai già fatto. Le cose sotto sono semplicemente extra. Delle entry in più, sì. In caso si aggiorna la pagina. Stivali del santo, guanti del santo, veste del santo. Ma sembra terribile questa veste. Però noi siamo un po' santi. Cerco di guardare sotto, sopra, destra e sinistra, ovunque, ragazzi, perché qui è un attimo che ti perdi qualcosa. Sei molto più avanti di me, o? E non... Io non so dove caso. Sei tu. Sì, certo. Sono un po' più avanti di te. Allora, questi qui, 100%... Oh my god! No, non danno... Oh, pippone! No, non danno veleno. Pietra midollo! Ma quante pietre ci sono? Pietra midollo, cosa come potenzia? Ma c'ho una pietra sacra io. Prova a giocare la pagina. Se aggiornando la pagina hai già il gioco selezionato, vuol dire l'arma su cui applicate recupererà lentamente i PF, tra l'altro. Fico. Un anale usato per aumentare la possibilità di colpi critici. Un anale perforante a corto raggio. Pure che quali sono? I coltelli lancia così via. Bello, ma ci sono un botto di robe. Questo? Che schifo, ragazzi. Ti attende, gentile. Togli. Chi è che mi attende, gentile? Una signora! Signora mia, ma che fa qua in questo posto di merda? Dica. Vuoi comprare qualcosa? Il mio bambino ha fame. Chi è il tuo? Dov'è il tuo bambino? Scusami, dov'è? Non meriti di morire, quindi lascia che ti dia un consiglio. Questo posto pullula di parassiti gonfi di anime. Sì, ma mi piacciono i parassiti gonfi di anime. Qualche loto per protezione. Ce l'ho già, zia, ce l'ho già. Il prezzo della sopravvivenza non è mai troppo. Ma ce l'ho già, non è che... Brava, però, bel metodo di marketing, complimenti. Prima ti fa il problema e poi ti dice come risolverlo. Quando la strega Astrea è venuta in questa valle con quel cavaliere Calamaro, con quelle sue ridicole vesti. Cavaliere Calamaro?
L'ho vista guardare mio figlio con disprezzo. Sì, è vero. È davvero spregevole. Questo vende erba. È un vero come debole. Tutti, vendono tutti l'erba. Non che la cosa sì, spacciatori. Bel nome Astrea, comunque. Dovresti tenere con te qualche. Allora, ho capito che devo tenere con me qualche prezzo per la sopravvivenza. Lotto. Trementina nera, fiamme potenti. Figo! Ci sono anche diversi step di potenziamento di fuoco, quindi. Mazza piccone da guerra! Ma perché? Che hai fatto? Sei caduto? Liquido. La calma è la virtù dei forti, ricordatelo, eh. Grazie, masse. Grazie, ma senti come sei demoralizzato, Lezzar, riprenditi. Perché sono questi posti qui, che palle. Lezzar, la calma è la virtù dei forti. La calma è nei source, proprio, guarda. Grazie, masse. Puoi cercare di portare a segno un colpo diretto che causa... Ah, è vero che qui ci sono i colpi diretti, direct hit, che tipo ad esempio col piccone questo qui, se io colpisco con il manico, quindi sono troppo vicino al nemico, o colpisco con la punta, il danno è diverso. Andiamo, un piccone modificato, va bene. Alla barda, questa è quella che aveva gli Ezzar, immagino, talismano di... Non usarla mai. E la mia armatura. E... quella gelatina d'erba. Il PF è nel tempo. Scala su destrezza il piccone a guerra, tra l'altro. Ma una merda di arma per me? Ho sprecato il fiato con te. Mamma mia, quanto cattiva. Oh. Questa è una cosa che non c'è nei Dark Souls, comunque, che gli NPC si incazzano come le bisce se non gli compri le cose. Qui è pieno di merda, ragazzi. Questi mi avvelenano come... Appestato! Tanto c'è più gente di quanta ce n'era prima. Scheggia di arcipietra? Erba crescente. Si incazza se mi allontano, ma anche se esco e basta. Si incazza se non compri niente, mi pare. Scheggia di arcipietra. Oggetto chiave? No. Riporta chi la usa al Nexus. Ah. Comodo. Che il monumentale affidato agli anziani sono state dimenticate. Solo i topi se ne ricordano per rosicchiarle. Farsi nell'area. Riporta al Nexus chi ne fa uso. Senza perdere le cose. L'osso del ritorno, quindi. Ma che strano che ne abbiamo trovata una così rara. No, credo sia consumabile. È consumabile, ragazzi, sì. Non è infinita. Che cazzo è successo? Là c'è uno grosso, eh. Attenzione. Ma cos'è valutazione? Ma perché non ci sono i nomi anche qui? Cos'è Fall Guys è diventato? Quindi... qui ci si arriva solo buttandosi... Oh, come cazzo risali dopo? Ah, buttando giù il ponte lì. Quindi dobbiamo andarlo a fare, ragazzi. C'è poco da fare. Prima di andare qui. Che poi si muore. Sì, è consumabile. Appestato! Come l'attentato, sì. Dove cazzo sto andando? Di qua. E di qua? Pieno di cazzi, ragazzi. Non mi ritrovo mai più, Dopo un po' è finita. Dopo un po' t'ammazzi. Dopo un po' qua non posso più salire. Veramente? Non posso tornare su? Sono così in preda all'inchiulaggio? No, qua era. Ah, mi pareva.
Ah, che poi tra l'altro prima siamo morti da stronzi perché c'era caduto il tizio di merda. Ma quello come dorme lì? Vai la puntata. C'era caduto il tizio puttaniere prima. Mi piace un sacco il... Porca mignotta. Vaffanculo a me e a te. E a tutti quanti. Mi piace un sacco il doppiaggio anche dei versi comunque in... Quindi... Alzati, alzati, dai! Alzati! Pezzo di merda! No! La live per i subscriber sarà dopo. Giochiamo un giochino, ragazzi, fenomenale tra l'altro, eh. Due giochini giochiamo. Però uno è più fenomenale dell'altro. Astaerea! Ma lì è crollata roba? Mazza benedetta più uno. Bello, già benedetta. Parodi 81 più scala B in fede. E facciamo 60. Allora qui facciamo 128 più 22. Qui facciamo sensibilmente di più in teoria. Solo contundente. Dovrei comprarmi un'altra spada lunga e farla benedetta e tenermele entrambe. Che si è sfondato, ragazzi. Si è rotto qualcosa? No. Ragazzi, ma che horror. Chi è che bussa qua? Completismo, ragazzi, dobbiamo anche completismo i miei coglioni, dobbiamo. Come merda si torna su qui? Ma che fa quello? Dobbiamo anche andare dall'altra parte lì. Devo rinnovare la sub, allora vado subito. Bravo! Eh sì. Perché se la live dei sub vuoi vedere, con la sub il sedere. Non sapevo come fare rima. Ah no, c'eravamo stati qui. Però sono scemo, sono. Andiamo avanti, via. Andiamo da colui che è grosso ma paura non ci fa. Signora anziana, maleducata, bastarda. Niente, niente. Oh, porta mutande. Sapevo che c'era l'inculaggio qui, eh. Non ne corra! Ma io che cazzo mo va a fare? Vaffanculo. E lo sapevo io, eh. Oh, intanto. Grazie just in time. Grazie just in time. Bravo. Tutti gli ho grati però i mortacci di Pippo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sono caduto. Questo imbuto. È terribile questa zona, ragazzi. Più che altro, cazzo, è veramente duro questo. Bisogna ammazzarlo. Chi cazzo sono sti cosi? Ma ci fosse solo lui, sarebbe una cazzata. E che te ne arrivano 68, va a cagare. Proverei a rushare, che le anime non erano chissà quante. Cretino scemo. Yeah.
banco qua. Ma porca. Via pezzi di merda. Allora. Qual era quello del veleno? Il loto del nobolo. Allora. Non voglio lasciare neanche troppo perché poi me li accumulo tutti via, lo so. Ah, ma lì si va. No. Non è vero, qui torno indietro. Che terribile zona questa, che ragazzi. Per fortuna ho 6 miliardi di cure. Ma poi tanto quando sono nella merda non ce la faccio curarmi, quindi. Buonasera. Oh, e fatemi passare, cazzo. Si riesce a lasciare. Ma veramente? No, lo so, No. Però arrivano questi. Scendi giù. Oh, ma dove sei? Sei già sceso. Eh sì che è la città infame di Demons questa. Ok, cambi molto da quella di Dark Souls, molto sì. Ok. Siamo again qua. Madonna, che attacco di merda, ragazzi. Ed è caduto il bastardo con le mie cure. È caduto. Almeno questo supera i 10 frame, assolutamente. Ah, e rimane stronza. Io devo ammazzarle subito, se no mi inculano. Stavo pensando, ma io c'ho quello che mi vanno sui PF. C'ho l'anello, è vero. Stavo pensando, devo per forza andare sotto in sta merda? Devo passare per forza qui dai ratti de merda? Mi sono curato, ma figurati. Allora, sono servito a un pelle, sono servito. E rotolo di vedova. Un saluto. Che se mi riappestavi mi appestavo di incazzatura, Guardiamo tutto qui, che dobbiamo fare le cose a modo. Ok. Quasi quasi le bombe me le tengo pure. Ma quanti cazzi ne siete arrivati? E basta. Hanno i ratti da medico della peste. Gli si è formata la... Sento dei cigoli e dei camminamenti. No. Dai. Prima voi, stronzi.
Dai, dai. Una alla volta, stronzi. Altro sento dei passi. Mi fanno una paura, puttana, mi fanno. Sti cazzo di passi. Dove merda sono? A me destano anche un po' di anima queste cose qua che si uccidono. Ma non cazzo. Minchia, complimenti, guarda il danno, eh. Anche questo è grosso, ma gli potrò neanche fare. È stronzo. Non potrò fare neanche i Dexter di niente. Che pegorizzamento. Non mi ha droppato nulla, ma vaffanculo. Ok, ci siamo. Andiamo avanti a passo di cacato proprio. Ma questo bella mazza. Ma stronzo puttaniere. Allora, qui sono veramente coltivazioni di pus. Che non mi avvelenano, quindi. Va bene. Pensavo che bucandole venisse fuori il miasma di Nito. Che cazzo sono sti passi che sento? Sì, ma... non è possibile che io sento questi passi così. È una tortura. Ciao, Brenda, ciao. Quanto tempo? Dai. Ma dove cacchio sei? Io sono... ci sono dei tizi grandi. Ma quelli rossi? No. No. Con le spinte a questo. Vai. Ah, ma questi qua. Oh, che cacchio, ragazzi. Ah, dove vai? Dove? Dammi questa cosa che porti con te. Grani della conservazione. Che so. E lanciassi la bomba? Aumenta temporaneamente la resistenza agli stati negativi. Ah. Non Mario. Ho colpito uno solo, ma che sfiga, che merda. Comunque l'anello dei PF non è male per niente, eh. Cazzo, guarda quanto va su veloce la vita. Mi servirebbe a me, ma l'ho preso, non mi ricordo. Ma appestato, l'appestato cos'è, il veleno? No, è peggio. È la tossicità. Ti serve il lotto della vedova. Ho 7. Come nei 7? Quanti ne hai tu? Ne avevo 2, li ho finiti. Vedi, per una volta c'è qualcosa più di te. Boss fight, ragazzi. Sì, però se li consumo perché sono un idiota e mi faccio continuamente colpire. Ragazzi, boss fight. Ah, ciao. Erba piena. Erba cipollina. Perché qua non riesco... preparati a vummoka. Amori. Penso quell'anello più spada benedetta raggiunge un gran bel regen. In effetti. Eppure lo scudo quello che da regen mi metto. Si può fare una bella build regen, porca miseria. Ok, adesso ne ho 5. Sicuro Delpi, è una boss fight che mi ingravida di peste. Solo che non ho l'otto della vedova, quindi se mi appesto mi inculo. Per fortuna ho un regen che un pochino mi aiuta. Mi metto... mi metto la trementina. Proviamo la trementina nera! Oh, effettivamente, quindi magari ha senso usarlo. Sì. Dov'è la trementina nera? Oh? Ma di là? Ah no, non l'avevo presa... ah no, la vendeva? Ma no, non l'ho comprata? Di solito fa prima moro, poi in caso mi aiuta se... cioè questo poi. Ma 3 è il peso totale? O pesa 3 a trementina?
Trementina. Guarda che bello, Moro, c'ho non mille di anime precise, precise. Bello. Questo? Lo sapevo che era una boss fight. Guarda che schifo, che puzza di culo che fa adesso. È un altro posto per... No, ragazzi. Sbocco. Sale su questi scalini piccoli. Perché no? Sono qua su in alto? Ah, ma questa è... Spara, questo spara. Spara a cazzate, se non altro. Vabbè, stai lì tu, eh. Tira la merda, tira la merda, ragazzi! Oh mio Dio, se tira la merda. Che paura. Oh, porca miseria, tira veramente la merda. Ma c'era bisogno di tutto sto tragitto per scendere? Immagino di sì. Sono caduto. No, ho la cacca nei piedi, ragazzi. Ma... Ah, devo rotolare forse per... E alzati. No, sono tutto cacato, ragazzi. E lo sapevo. Curati. Non mi cura bene. Mi abbassa le cure. Come da abbassare? Eh sì. È un gran bastardo, quindi. No, sono incastrato. Si è curato, pezzo di buco del culo. Aio. Aio. Però non posso. Ah, quindi sarà tolta la perché non posso rollare. Ma sei morto? No, no, sto ancora combattendo. Eh sì, ma se si continua a curare il pezzo di merda. Quello che è. Questo che pugno.
merdone. E butta via sta cacata. E basta. Sono morto, mi è caduto uno stronzo in testa. Non ho usato la trementina, ragazzi. Mi sono ricordato adesso che non sono più in panico da boss fight. Magari lo squagliavo a merda, lo shottavo. E che c'avevo talmente un'ansia tremenda tra a pensare mille cose. E pian piano arrivo, Mamma calma. Mia, questo è un infame. Ma avvelenato, ma... Adesso sono stronzo. Dimentico sempre, è vero, che ho un sacco di cose per ripristinare il mana, per curarmi. Ma ti ci dai di questi qua grossi da far fuori? Come non scriviamo in chiaro gli orari di stream? La murcia. Sono scritti giù nelle info. A parte che poi sono scritti, ma poi li facciamo. Sono gli stessi da 5 anni. No, 5 anni no, ma. Non è vero, 2, ormai. 3. No, 2 ormai sì. Allora. Tanto lo so che prendo l'inculaggio massimo. Così. Perfetto. E questo è il boss? Voilà. E questo è il boss Illizer. Ah, che... Non fare come me, usa la trementina. Ok, aspetta, fammi ripristinare un attimo. C'è anche la programmazione, tra l'altro, adesso su Twitch, che più o meno ti indica gli orari. Già che abbiamo meno... Ah, trementina o la trementina nera? Cosa è successo? La trementina, niente, già figurati, non è successo assolutamente nulla. Ma quanto c'è da salire qui? Non c'era così tanto da salire, quanto sto salendo? E levati! E va... E grossi coglioni, il rotto! Sono pesci? No, sono... Che cazzo sono? Sono un quill? Sanguisughe. Sanguisughe. Ok. Stavo rischiando di buttarmi giù subito. Ma io speravo di potermi buttare nel ponte di sotto. Scusa, i danni da caduto sono veramente a caso in sto Demons. Ho fretta, sono impaziente. No, ho fretta, cioè volevo fare come prima in realtà, però vabbè. Ma ora che arrivo giù ho finito la trementina, scusa. Eh sì. Ma cazzate. Devi metterla più tardi. Che ne so più. È un attimo più safe. Oh. Ragazzi, ma sono deficiente, eh? Sì, ma il bannerino non è aggiornato. Ma certo che è aggiornato, ragazzi. Come non è aggiornato? Perché dici che non è aggiornato? Ma lo schifo che c'ho addosso? Può essere che manca qualche live? No, cioè è tutto aggiornato, ragazzi. Allora, che cazzo vuol dire che non è aggiornato? Hai l'orologio diverso? Karim, ma come si fa? Cosa la devi smettere? Adesso ti faccio vedere. Devo far vedere come si gioca davvero professionista. Guarda, no, metto l'arma a due mani. Hai appena, tra l'altro, detto che è una cazzata sto gioco. Metto l'arma a due mani. E non ci prende. Sta curando. È lentissima a due mani, ragazzi. Lasciatemi stare, so quello che state per dire con le vostre bocche, con le vostre dita, con le vostre tastiere. E vaffanculo questi pezzi di merda. Ah, via.
sono per caso... Sanguisughe ti diminuiscono le cure. Lo ben so. Forse stai dicendo agli Ezzar. Lo so, no, lo so anch'io ormai. Quanto si cura però? Proprio un pezzo di merda. Non lo devo fare, ma testa di merda che sono io. Maledetto me e il mio talismano nella mano destra, sinistra e quella di fianco là. Ezzar sta facendo il tank, sì. Ha voluto fare. Ma sotto ci sono i ratti di merda, ragazzi. Ma i ratti di merda si possono svalicare? Ma guarda com'è comodo questo qui nel ponte. Diciamo che per una volta, per la prima volta sono davanti a morte. È vero. Ma io sono morto, mi hanno cacato in testa, c'era un piccione. Baffanculo, baffa. Due boss. Abbiamo fatto due boss oggi, sì. Andiamo per il terzo, andiamo? No, no, ancora beh. Io devo fare. Vuoi che ti do una mano io stavolta? No, che. Vabbè, no, boh... che poi... no, vabbè, è che un po' un dito nel pene questo. No, cioè sì, non è difficile in realtà. È stata anche una cagata allucinante. No, ma non è. Cioè, non sono morto veramente da stupido io. Perché non era difficile assolutamente anche questo boss. Era veramente una cazzata. Trementina nera, Stonks, ragazzi. Ma non è più utile quella, forse dura un attimo di più, no? Allora, i topi sono qui sotto, giusto? Grazie, Chiox. Grazie, Chiox. Grazie, Chiox. Però degli oggetti. Non volevo fare il backstab, ma vabbè. E sono avvelenato. Senti come vibra quando... Non è morto! Che incazzamento. Mi fanno veramente adirare. Se fossi ricordato un attimo prima l'avresti capo. Bella bro. Capo. Faccio il tocco. Vabbè, ci sta, eh. Faccio tutto la prima volta che lo gioco. Come ci si va lì? Erano giuste per salire. Come ci si va là? Cazzo, come ci si va? Che attacco di merda! Di merda! Fa veramente cacare. Però Cobalt all'inizio c'è proprio la scelta del cacciatore, quindi magari sì. Sì, sì, no, c'è la... Da vedere se è fattibile. La Bird arciera. Contro tutti. Beh, non puoi fare solo arco, secondo me. No, ovvio. Ah no, cos'è il ponticello per andare giù qui? È una merda quell'attacco perché parte senza animazione. Cioè l'attacco parte prima, cioè il danno parte prima dell'animazione praticamente. È una build molto difficile l'arco per la maggior parte. Però in realtà ci sta, eh. Però la scoperta degli oggetti lo tolgo. E io l'ho tolto adesso. Ti rende quasi invisibile spettro, aumenta attacco qua no. Ok. E no, ragazzi, sono un appestato de merda. Erano qui i ratti. Ah, droppano le schegge questi topi di merda.
Allora, signora di merda. Ma l'appestamento è meno potente del veleno? Oh, mettogliamo un sacco. Minchia, 2000? Ma signora, vaffanculo. Ma maledetta lei, maledetta, maledetta lei. Basta. Maledetta lei. Però il regge mi annulla l'appestamento. Ma dove bisogna andare adesso? Il 2-1? Quanto dura l'appestamento? Non c'è una barra di durevolezza. A meno che non è sotto la cam, la Lizerkam, e non lo posso no, vedere. No, credo ci fosse roba scritta. Perché non ne ho più, no. Quindi... Arbore. Ricordatevi alle 2 la live per i super, mi raccomando. Fatemi gli auguri. Perché innanzitutto qua... ci ciucciamo due erbette. Iniziamo a sentire i passi, questi passi mastodontici da qui. No, ha gratto il ciccione di merda. Se lo vengo a combattere qua. Non ci passa. Ah, non ci passi, eh? Non ci passa. Babba via, ragazzi! Che agglomerato di bastardi qui! E io sono pure avvelenato. Vai così. Non mi ha curato un cazzo. Cos'è, l'avvelenamento o... Tanto che muoro lì, gli farmo un po' di cura. Bravo. Ora se ne va depresso. Oh, è fatta una fanculo. Pezzo di merda. Era l'effetto dell'avvelenamento, sì. Ma quindi avvelenamento peggio dell'appestamento, eh? Io è rimorto ancora. Fosse... Eh? È rimorto ancora? No, no. Che è solo pieno di stronzi. Ovunque, eh? Era meglio tenere l'oggetto. C'è l'anello quello per avere più oggetti adesso. Allora. Ma porca vacca. Quanto cazzo dura l'appestamento poi? Dai, vieni qua. Io voglio un'arma nuova, voglio l'arma nuova. Grazie che ti sei fermato. Perché lo manco? Ah. Idromidollo. E vaffanculo, datemi sto loto della vedova. Usa il loto Bloomore, no? Grazie al Dick, ma non ce l'ho. Proprio un ce l'ho. Ma non è che non passa, cioè se non lo curo non passa mai. Perché uso l'erba nera, però mi tira il culo. Non ne hai più? Eh no, ne avevo due di lotti della vedova io. E ne ho ancora 5. Com'è possibile? Come l'hanno droppati a me?
perché avevo ancora l'altro oggetto. Dai, facciamo sterba nera e vaffangulo. Voilà. Fatto il backstop però è stronzo. No. Usiamo una spezia. Ancora. Giusto per avere qualche curetta. E ci trementiamo, eh. In realtà abbiamo preso anche la trementina nera, vabbè. Troppo tardi. A una sola? Eh sì, forse con l'anello me ne dava due. Non mi butto, perché ho paura che sia un'inculata Demon Souls, visto che è... il danno da caduta è in base al gioco, se te lo può far fare, se te lo vuol far fare o no, quindi... Qui con il mago lo fai... in una cazzata di secondo. Tele, sì, se ne mette di fuoco poi. Che bello l'effetto della... della fiamma sull'arma. Aia! Cazzata, eh? L'hai fatto fuori? Minchia, se l'ho fatto fuori. L'ho ammazzato. Devo rifare il giro qua e torno indietro. L'ho spaccato. Vabbè, quanta luce c'è là alla pietra. Andiamo avanti lunedì poi. Sì. Vabbè, abbiamo fatto due boss. Due zone intere, ottimo. Scheggia di pietra sacra. Erba crescente. Prima di andare... Permesso. Ah, non è vero, perché non c'è più il pezzo di merda vendor che mi aveva venduto la spada lunga. Erba crescente. Quante cure c'erano qua nell'arena. E poi c'è quella là dietro. Che... Come fai lunga? Pietra drenante. Ruba vita sarà. E va bene. Limone inquieta. Fammi vedere le anime un attimo. Ma non mi pare... Io l'ho mangiate quasi tutte. No, volevo vedere. Non c'è scritto un gatto. Gli ultimi due boss, ce li ho ancora. No, io dei boss le tengo finché non vediamo che armi si possono fare. Quindi... Ma che palle! Fino a lunedì, ragazzi! Documento dai. Del Black Friday. Sì, scusate che oggi non abbiamo spammato niente, ma... Se volete, qui... Ci sono le offerte che abbiamo trovato ieri notte con le migliori cose che abbiamo trovato in sconto, i migliori consigli. E io, ragazzi, come faccio fino a lunedì? Scusa. Puoi giocare con un altro personaggio fino a lì. Ma fino a qua, ma che palle, voglio andare avanti, voglio andare. Ricordatevi di fare il giveaway, mi raccomando, che finisce. Possiamo fare ben un livello. Sì, anch'io. Uno esatto, tra l'altro. Mi avanzano portiamo 30. Su destrezza, quindi. Che la forza sia concessa, così no, che ma porca. Però mi dà così fastidio. Ce le ho 9000 anime. Avete finito. E la vostra forza... Ma tu ne hai, probabilmente le hai tutte da mangiare. Io ho voglia, ce l'ho un botto. Ero famoso. Quanto dà questa? 1000. Mi sembra tornato poi qua, te. Sei un deficiente. Aspetta, non mi fanno nulla. No, da andare ad uccidere sono quei draghi là. Sì, però sono sempre lì. Eh sì, no, perché sono una marea di oggetti, più che altro. Ok. Anima della mente. Almeno 10, che se no mi dà fastidio. Siamo a livello 44. Ma come? Com'è possibile? Io sono al 38, come cacchio è possibile? Ah no, 44 anime, scusa, sono a 41. Ho sbagliato. 44 sono le anime che mi sono rimaste. Ciao, Mouth. Allora, ragazzi, tra un'oretta sì,
facciamo la live solo per i sub, quindi se dovete rinnovare fatelo prima della sub, della live, e perché facciamo dei giochini dove potrete interagire anche voi dalla chat, va bene? Mentre stasera boh. Stasera facciamo Demon Souls stasera. No, che stasera. No, anche stanotte lo faccio, mi spiace ragazzi. No. Bravo, Corvo. Grazie, adesso Corvo. Puoi vederti la live per i sub. No, non andare con Demon Souls stasera. Faccio Demon Souls stasera, COD lo interrompiamo a un'ora dalla fine del gioco. Grazie anche Gingina. Grazie a tutti e due. Fatemi vedere una cosa prima di staccare. Migliore arma. Perché la mazza chiudata e basta, solo quella. Spada lunga. Perché non mi dà le santificazioni? Devo capire sta roba io. Devo togliergli il potenziamento? Eh? Oh, altro fabbro. Non sei interessato. Però l'altro fabbro mi devo portare dietro le pietre, se no mi inculo. Va bene, ho capito. Usciamo dal gioco. Usciamo dal gioco e playstiamo la station. Voilà, ragazzi. E track. Ci vediamo. Un'oretta, veloci. Il tempo di mangiare si parte, capito? Sì. E basta. Poi stasera per chi non è. Ciao belli. Ciao.